Vediamo le notizie delle ultime ore, cominciamo da TGcom 24, ancora paura a Roma Termini, un 46enne accoltellato per un cellulare e 20 euro, tre gli arresti, l'uomo in condizioni gravi è ricoverato in prognosi riservata, è stato colpito con tre fendenti al torace, gli aggressori gli hanno sottratto 20 euro e un cellulare. Su Lanza vediamo la politica estera, Kamala Harris, Biden intende candidarsi a 2024, sarò con lui, lo afferma la vicepresidente secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Poi su Sky TG24 la guerra russo-ucraina, Zelensky che dice grazie alla Gran Bretagna per l'aiuto. Domani la bilaterale con la Meloni, il leader ucraino ha rivolto oggi davanti al Parlamento britannico, riunito in gran completo nella storica Westminster Hall, un ringraziamento sentito al Regno Unito per essere stato al fianco dell'Ucraina dal giorno 1 della guerra contro la Russia, quando il resto del mondo non aveva ancora capito la portata della sfida. Incontri col Premier Sunak e con Re Carlo III, stasera sarà a Parigi, domani a Bruxelles. Visto bilaterale con il premier italiano, l'incontro si terrà a margine del Consiglio europeo. E poi sulla Repubblica un caso di malasanità che riguarda una bimba che ha la febbre a 41, ma la fanno attendere un'ora e mezzo al pronto soccorso in codice verde. Così Ludovica è morta a 2 anni, i genitori presentano una denuncia, non ha nulla di grave, può tornare a casa, dissero i medici dell'ospedale di Gallipoli, salvo poi rendersi conto della gravità della situazione quando ormai non c'era più nulla da fare. Antonio, questa era l'ultima notizia di questa sera.